La confusione mi piace la confusione, perché dove c'è confusione c'è vita. E io quest'oggi mi trovo in mezzo a tanti ragazzi del liceo scientifico di Pagani, in un laboratorio, laboratorio di chimica, stanno facendo esperimenti. E questa è la scuola, questa è la scuola che mi piace, è la scuola attiva, la scuola della partecipazione, non è solo un progetto, è la scuola dove i ragazzi praticamente imparano ciò che viene insegnato loro dai docenti. Vedi, il test è che significa che comunque la pila che abbiamo costruito, messa a punto, funziona. Ditelo un po', ragazzi, questi che sono? Lamine? Una è una rame, è una lamina di rame, un'altra è una lamina di zinco. È lo stesso. Qui è preparata una soluzione con gli ioni rame, qui una soluzione con gli ioni argento. No, gli ioni zinco, questo sono, sì, è solfato di zinco. Perché non abbiamo, non abbiamo l'argento, naturalmente. Vabbè, avremmo dovuto usare il nitrato d'argento, invece questo è il solfato di zinco. Avviene vengono delle reazioni di ossidazione, dove abbiamo proprio passaggio di corrente elettrica tramite proprio passaggio di elettroni. Questo passaggio di elettroni crea una differenza di potenziale, questa differenza di potenziale noi la utilizziamo per proprio come energia elettrica, potrebbe essere diciamo una sorta di metodo alternativo di produzione di energia elettrica. Avete funzionato? Addirittura possiamo utilizzare per esempio la scissione dell'acqua, dell'H2O, lo potremmo utilizzare tramite l'idrolisi dove c'è la liberazione dell'idrogeno e con la liberazione dell'idrogeno possiamo formare energia per diciamo nuovi tipi di energia. Infatti esistono anche le macchine. Che stiamo facendo? Qui stiamo preparando una soluzione tampone, in particolare le soluzioni tampone sono formate da un sale e un acido o una base debole. La soluzione tampone non varia il suo pH se aggiungiamo una base o un acido forte. Cioè fammi capire, se io me la bevo questa soluzione? No, questo idrossido di sodio non si può bere, no, assolutamente. A cosa servirà questa soluzione? Allora, in particolare ora aggiungeremo 10 ml alle due soluzioni, in particolare questa è la soluzione tampone, questa invece è una soluzione a pH noto che non è una soluzione tampone, quindi qui vedremo il variare del pH in maniera abbastanza elevata, qui invece varierà di pochissimo. Di pochissimo. Sentite, ma vi piace così tanto la chimica? Molto bella, assolutamente, poi è utile anche per il percorso di studi che vorremmo fare in futuro. Cioè che corso di studi vuoi fare? Io in particolare vorrei studiare medicina. Serve. Assolutamente. In poche parole, questa è la titolazione, abbiamo messo l'aceto in una soluzione, dell'acqua, questo che è serve per far vedere il viraggio di colore da trasparente a questo colore blu intenso. Quando si ha questo viraggio vuol dire che il pH della soluzione è esattamente 7, cioè è una soluzione neutra. Questo avviene mettendo questo che è l'NaOH ed è il titolante dentro questa soluzione composta da acqua e aceto che contiene l'acido acetico, ovvero CH3COH. In questo momento questa è una soluzione col pH neutro, ovvero 7. Mettendo un altro po' di aceto, questo c'è un po' di aceto. No, vi piace così tanto la chimica? Sì, sì, tanto. Cioè, è bellissimo. Succede adesso? Che ritornerà al colore originale, ovvero trasparente. Allora, vediamo, facciamolo in diretta, su. E ritorna bianco, Madonna santissima, Francesco l'hai ripreso bene? Qui facciamo i giochi di prestigio. È un progetto che noi stiamo portando avanti dal 2000, abbiamo partecipato per la prima volta ai giochi della chimica ed avemmo in quell'occasione un premio come migliore scuola new entry. Quindi, diciamo che tutto questo si fa al liceo scientifico, di Pagani, sì. Abbiamo vinto anche un primo posto, alcuni primi posti come gruppo scuola e quindi i ragazzi, devo dire la verità, si danno molto da fare, insomma sono bravi, entusiasti e molto motivati. Questo è grazie a voi, io ho parlato di scuola attiva. Questa è la scuola partecipata, altri la lezione frontale. Ma lo fanno anche di mattina questo, sì. Cioè il laboratorio è usato anche di mattina. A me la chimica non piaceva. Abbiamo 35 classi, però riescono a starci tutti. Riescono... E allora,
questo progetto si ripeterà ogni anno. Noi ce l'auguriamo, infatti io vengo dal collegio dove stiamo cercando di avere l'approvazione per fondi per fare questo. Ma non credo che non si approvi un progetto fotografico. È previsto, però noi comunque chiediamo sempre più fondi per fare questo, perché non bastano, perché i ragazzi sono tanti quelli che vogliono partecipare. Noi abbiamo dovuto selezionarli, chiaramente. Dobbiamo dire che devono partecipare tanti. No, l'anno scorso ha acquistato veramente tante strumentazioni nuove, tra cui per esempio quell'apparecchio lì che serve per il planetario, ed è bellissimo, solamente che ci manca la cupola. Professoressa, se riuscissimo ad avere qualche sponsor, un messaggio, ecco, è proprio questo. È privato, è uno sponsor, anche uno sponsor, per poter continuare con queste attività, che ci possa far costruire piano piano questa cupola per i ragazzi, sicuramente i pagani, a vantaggio della loro cultura, certo. Chiaramente sì, abbastanza sono soddisfatti. Siamo soddisfatti, no, qua abbiamo i migliori, ma anche gli altri, quelli che non partecipano. No. Siamo soddisfatti. Naturalmente ci vuole impegno per fare tutto questo. Ci vuole impegno. Certo. Dobbiamo sottolineare che la nostra cattedra è una cattedra di 20 ore, quindi abbiamo 8 classi. Abbiamo parecchio da fare, però l'entusiasmo ci sostiene. Per la città di Palermo. No, ma certo. Indubbiamente queste sono le nostre speranze. Anche la collega chimica Anastasia. Sono semplicemente la tutor di questo progetto. Una volta. Le professoresse di chimica, per me che sono un ex allievo del liceo, erano antipatiche, insopportabili, e capirà, forse non le conosco, le conosco solo da qualche anno. No, io insegno lettere, quindi, però ho avuto modo di apprezzare. Una di quelle insegnanti pesanti. Si vede. No. Un'esperienza quest'anno come tutor. Come tutor? Io pensavo che fosse un'esperienza sterile, che consistesse semplicemente nell'immagazzinare una serie di dati in piattaforma, invece no, è stata un'esperienza interessantissima, perché ho avuto modo di stare accanto ai ragazzi e di apprezzare con loro. Ho detto, questi vengono a scuola di mattina, alle 3 del pomeriggio. Sono degli eroi. Sì, degli eroi, ma soprattutto pieni di entusiasmo per un'esperienza che nella pratica va valorizzata, perché è un modo attraverso il quale, il primo anno che faccio da tutor a questo progetto, però molti coltivano proprio l'ambizione di iscriversi all'università. Infatti mi hanno detto proprio questo. Professoressa, io vi auguro buona fortuna. Augurissimi, vado dai ragazzi. In questo esperimento faremo entrare un uovo nella beuta passando per... Aspetta! Chiariamo per chi ci ascolta. Sì, la beuta, il contenitore in cui c'è l'acqua che sta bollendo. Come fate ad entrare questo uovo nella beuta se l'uovo è così, una circonferenza molto più grossa? Ora spiego. Facendo bollire l'acqua, la pressione aumenterà, quindi il volume dell'aria che c'è all'interno della beuta sarà maggiore. Poi, inserendo successivamente la beuta in acqua fredda, ghiacciata, la pressione diminuirà e l'uovo tenderà ad entrare all'interno della beuta. E infatti devi abbassare. Grazie, vedi del mestiere, in bocca al lupo. Grazie. Un ultimo esperimento, poi chiudiamo il servizio. Adesso di cosa parleremo? Allora, di una reazione di ossidoriduzione aggiungeremo all'acqua ossigenata al 30% il biossido di manganese. Che succederà? Si libererà ossigeno e si vedrà, perché uscirà del fumo. È troppo? Sì. Spostiamoci, però. Spostiamoci. Riccardo. Vediamo che cosa succede. Questo è? Questo è il manganese. Un catalizzatore. Vai, attenzione. Attenzione. Ok. Questo è l'ossigeno che si libera. Questo è ossigeno che si libera, si sviluppa dalla reazione di ossidoriduzione. Bellissimo! Bravi! Allora,
Cioè, voglio chiudere con te. Allora, d'accordo. È un laboratorio che ti piace? Sì, sì, è molto funzionale. Poi i corsi di chimica al pomeriggio sono sempre stati molto interessanti. Le lezioni finora molto interessanti. Questa è la lezione che piace di più, di la verità. Sì, va bene, sì. Poi alla fine di ogni lezione, cioè, abbiamo fatto sempre un po' di esperimenti, provati un po' queste cose, quindi sul campo. Oltre sì. Ad imparare mi diverti, eh. Sì, sì. Bocca al lupo. Grazie. Allora, inquadriamo il bianco, facciamo il bianco alla telecamera. Allora, ragazzi, siamo pronte? Prontissimi. Forza, vai. Liceo, saluta. Grazie, grazie mille. E allora, io questo lo prendo al ricordo di questo servizio che abbiamo fatto nel pomeriggio al laboratorio di chimica, accompagnato dalle professoresse, ma da tanti ragazzi che provano piacere, perché se mi consentite anch'io mangio di questo pane, credo che la scuola è questa, la scuola attiva, dove i ragazzi partecipano alla lezione insieme ai docenti e non ascoltano solamente. È bella la lezione frontale, ma è più bella ancora la lezione partecipata. Al liceo, ai ragazzi, alle professoresse, auguri, ad maiora, in bocca al lupo, grazie. Grazie.